Sapete che su Clash Mini, da quando è stata lanciata questa beta, non ha un limite per il pass per la season attuale. La stagione attuale non ha una data specifica. Infatti, se andiamo in game e andiamo qui, non c'è nessunissima data. E andando su informazioni, c'è scritto che è ancora la pre-season 1. Ma vi ho detto che ancora non sappiamo quando finisce. Finalmente, raga, abbiamo una data. Finalmente abbiamo qualcosa. Perché su Twitter, finalmente, Vlad risponde ad una domanda. Questo, raga, per quelli che giocano a Clash Mini o stanno aspettando l'aggiornamento, anzi, stanno aspettando che finisca la stagione più che l'aggiornamento, perché dovremmo esserci quasi per l'update del game. Ragazzi, quando finisce l'attuale stagione? Quanto durerà ancora, visto che siamo ancora alla pre-season? Finalmente risponde Vlad con un commento, che vi dico in breve. Vlad, signori, ha scritto che manca praticamente un mese, almeno un mese, per il termine di questa stagione. Intanto ritiriamoci i challenge coin. Ricordatevi, raga, nel video scorso vi ho detto cosa fare prima dell'aggiornamento, che attenzione, l'aggiornamento non arriva tra un mese, ripeto, ok? Dovrebbe arrivare molto prima. Restate sintonizzati, vi dico solo questo. E come sapete, le challenge coin verranno trasformate in crystal coin e di questo ne parleremo in un prossimo video. Non vedo l'ora, spero anche con l'account sviluppatore. Ragazzi, un mese e dovremmo avere, signori, la nuova stagione su Clash Mini. Nuova stagione significa anche delle nuove quest, perché Vlad nei commenti, nel tweet. Intanto mettiamoci il nostro stregone elettrico. No, mettiamo un attimino. Sì, sei stregone elettrico, assolutamente. Stregone elettrico. Me la gioco così, ragazzi, e metto anche lo Spear Goblin di qua. In un commento, una persona ha scritto: ho finito il pass, quello gratuito. Nel senso che è arrivato al limite massimo, ok? Alla soglia finale. E ha scritto che non ho più niente da fare. Vlad ha scritto, ha risposto: le nuove quest daranno delle figate come premio. Siccome sapete, ragazzi, che io Clash Mini ci punto tanto, ok? Intanto mi faccio l'upgrade. Ho aspettato di fare l'upgrade al mio stregone elettrico. Adesso ci mettiamo anche la guardia. Siccome sapete che per me Clash Mini è un gioco che mi piace molto, non vedo l'ora di vedere il prossimo aggiornamento. E questo già in realtà lo avete capito dai miei video. Aspettate un bel update, raga. Aspettate un bel update. Quindi riprenderò sicuramente con i video gameplay, con il nuovo update. Più personaggi ci sono e più, secondo me, come già vi dicevo, questo gioco può essere interessante. Intanto attenzione alla contessa, il livello 6 contro la mia contessa, il livello 7. Ho le meglio, ovviamente. Sto giocando con la guardia per fare le queste. Cosa fare prima dell'arrivo dell'aggiornamento? Vi l'ho già detto, raga, di prendere, anzi, i coin dallo shop, quelli 5 giornalieri. I 5 coin giornalieri gratuiti dallo shop, ragazzi, prendeteli assolutamente. Non scordatevi, anche se non giocate a Clash Mini, anche se state aspettando l'aggiornamento come me, loggate ogni giorno, anche solo per prendere, ragazzi, come vi dicevo, le robe, ok? I coin. Fate le quest, finite tutte le quest. Completate quindi il pass, fate le missioni, scusate, ok? Le quest, ecco. Ce ne saranno di nuove. Ce ne saranno di nuove. Adesso vi faccio vedere il tweet di Vlad riguardo a quest'ultima cosa. Aia, questa mi sa che la perdo. O forse no. Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Aia, quello stregone va fatto fuori subito. Se usa la ulti è finita. Se usa la... No, mi fanno fuori, mi fa fuori. 2 a 1, attenzione. Attenzione. 2 a 1. Ok. Come vedete, io ho ancora la contessa al 7, eh. Non gli ho ancora fatto l'upgrade. Lo stregone qua però è un po' troppo pericoloso. Io farei la bomba al livello 2. Poi ci metterei lo Spear Goblin. No, ok, c'è il bocciatore. Questo è un problema. Questo è un problema, però se lascio ad esempio il mio... Se lascio il mio Spear Goblin lì potrebbe fare qualcosina. Vediamo se contro Morgu riusciamo a vincere. Manca l'ultima stella. Ok, il bocciatore l'ha messo lì come pensavo. No, dai. Bocciatore più Spear Goblin mi ha fatto malissimo. Mi sa che questa va malino, eh. No, invece va bene. Invece va bene. Ho fatto fuori in tempo lo stregone elettrico, che come sapete avrà un nerf. Il bilanciamento anche qui non arriverà tra un mese, raga, eh. Quindi stagione è una cosa, aggiornamento è un'altra roba. Vittoria, signori, ci portiamo a casa la vittoria. Guardate intanto il tweet di Vlad. Se andiamo nei commenti, una persona le ha chiesto: ho finito il pass ieri. Ho completato il pass ieri, solo la parte gratuita, così avrò un mese senza nuovi forzieri, però. Ho ricompense per aggiornare i miei mini e i miei eroi. E Vlad gli risponde: nuove missioni ti daranno qualcosa di interessante. Le nuove missioni avranno qualcosa di interessante. Quindi, raga, aspettatevi nuove missioni con dei reward particolari. Io qua c'ho un botto di roba da aprire, ragazzi. Quindi, dai, li apriamo insieme, li apriamo insieme. Li apriamo insieme e mi aspetto anche di vedere, ragazzuoli, mi aspetto di vedere nuovi personaggi. Ma è sicuro, ragazzi, 101% che avremo dei nuovi personaggi nel gioco. Ci prendiamo 40 gemme, wow, potrei usarli per prendermi altri coin. Facciamo un unboxing così, raga, per finire il video. Un unboxing easy in questa maniera, eh.
Apriamoci questo. Due Shield Maiden che in realtà non sto più utilizzando. 250 monete mi piace. Ma tra l'altro tra poco c'è la soglia con la skin del primo. Ma che figata per il Monk. Più 6 per il nostro, la contessa, ottimo. Questo mi piace di baule. Ho ancora un sacco di missioni da fare in realtà, ragazzuoli. Con truppe che in realtà ho usato pochissimo. Però il mio obiettivo al momento è arrivare a 99 monete prima, ragazzi, dell'aggiornamento. Che raga, non manca molto, non dovrebbe mancare molto l'aggiornamento, quindi preparatevi. 61 coin ci sta, ho quasi fatto livello 11. Non ho upgrade per i miei personaggi al momento, fatemi sapere se anche voi, raga, siete riusciti. Anzi, a che livello siete arrivati del pass? Ditemi a che livello siete arrivati voi del pass. Io sono arrivato al 69. Che numero? Andiamo, ragazzuoli, a vedere anche che... quanti trofei ho? 1026 coppe. Ci sta un sacco. E qui, come avete visto, è la schermata in cui abbiamo la pre-season 1. Ma qui, inutile ripeterlo, già lo sapete, manca solamente un mesetto praticamente e abbiamo finalmente la fine di questa stagione. Significa che comincerà la season numero 1, la stagione a tutti gli effetti ufficiale del gioco, che darà l'avvio serio a questo gioco Clash Mini. Notifica accesa, un bel mi piace, ragazzuoli, grazie mille per il supporto, ci vediamo al prossimo video. Ciao.